E da Milano ci spostiamo a Napoli, nei quartieri spagnoli che stanno vivendo un momento di rinascita. Dorotea Gambardella. Sono nati nel 500, no, per volere di Pedro de Toledo, che per osteggiare la nobiltà napoletana che lo contrastava ospita all'interno di questo spazio la soldataglia, quindi con tutte le conseguenze che questo porta, no, prostituzione, malavita. Di vicoli dove, complice il buio, i criminali tendevano delle corde per far inciampare i passanti e derubarli. Poi nel Settecento un religioso lungimirante, padre Rocco, introduce le edicole votive. Obiettivo: far leva sulla fede popolare per illuminare l'area e scoraggiare così i delinquenti. Oggi qui di immagini sacre se ne contano oltre 400 e sono una delle tante attrattive per i turisti. Ormai siamo diventati internazionali in tutto il mondo. Questo era un quartiere molto chiuso, che viveva di regole proprie, che non si contaminava col resto della città, tant'è vero che i quartierani usavano dire scendo a Napoli, e sono 100 metri. Oggi i quartieri si aprono. Una metamorfosi frutto di una riqualificazione urbana, sociale ed educativa avviata circa 10 anni fa. Abbiamo creato 200 posti di lavoro, ci siamo occupati dei bambini del territorio, in un territorio, ahimè, che ha dei primati poco belli, nel senso che per esempio abbiamo il più alto tasso di abbandono scolastico. C'era un ragazzino che veniva a portare il caffè e noi avevamo chiesto 5 caffè, di cui uno senza zucchero. Lui arriva, porta 5 caffè, quando noi diciamo ma qual è quello senza zucchero, lui non si scompone. In realtà tutti avevano lo zucchero, perché a Napoli c'è l'usanza che si zucchera prima, e però senza scomporsi dice va bene, non fa niente, girato o contraria.